Bentrovati a Giovanni Pinelli, oggi è mercoledì e continuiamo a parlare di calcio perché sale l'attesa in vista delle gare di campionato, prima giornata di campionato, domenica prossima, sia per il CIE che la CPC, mentre anche per il Tolfa che affronterà l'Astrea. Parliamo un po' di mercato perché il CIE si sta ancora muovendo per quanto riguarda il mercato. Dei giorni scorsi l'acquisto ufficiale di un Civitavecchiese, visto che non ce ne sono moltissimi in rosa, ovvero quello lì Lorenzo Vincenzi, l'altro arriva dai cugini della CPC, difensore centrale Mancino, che può giocare anche come terzino sinistro, un classe 1995, quindi non più under, visto che questa stagione gli under vanno dal 96 al 99. Poi c'è anche questa situazione dei 2000 che riguarda una federazione che darà dei contributi alla società, che ne schiereranno tanti. E quindi Vincenzo è un elemento di valore, visto che ha avuto anche esperienze nei settori giovanili del Torino e del Taranto, per cui è un elemento di valore che spesso può essere importante sia al centro della difesa che sull'esterno, in caso di assenza per esempio di Cesaretti, che ha saltato al Memorial Sicilia a gara contro il Palocco perché infortunato. Poi era assente anche Nencione, che aveva impegni personali, non poteva giocare le partite che sono giocate lo scorso fine settimana. Poi c'è la situazione di Lopinto, perché da un mese ormai che si sta allenando. Lopinto con la formazione di Claudio Pazzini, ma ancora non ha firmato, deve ancora decidere Lopinto cosa fare per quanto riguarda la prossima stagione. Sarebbe un acquisto valoroso per il CIE, che visto che parliamo di giocatori di qualità a centrocampo, e non ce n'è moltissima per quanto riguarda la formazione Civitavecchiese. Su quel reparto ci sono buonissimi elementi come Marino, come Filangeli, però chi deve dare la palla all'attaccante serve assolutamente nel reparto di centrocampo. Vediamo, domenica prossima ci scende in campo, però ne parleremo domani per quanto riguarda questa cosa qui, e quindi vi do l'appuntamento a domani per Obiettivo Sport.